Undicesima parte di Watch Dogs Legion, signori. E sì, vabbè, signori, ormai è il mio saluto fisso. Come c'è chi fa sbregafioi, come... Salve a tutti, ragazzi. Noi ci abbiamo signori, non so perché. Lo diceva la mia prof di matematica alle superiori. E mi è rimasto impresso. Comunque, pezzi nel processo è un'operazione, una missione principale. Andiamo a vedere di cosa si tratta, perché già dentro qua nello stadio di cricket promette... Ho scavato... Posso dire male? ...le indagini di Caitlin Lau e pare che un'infinità di casi di persone scomparse ruotino intorno all'EPC. Aveva scoperto qualcosa di grosso. Troviamo il nostro contatto. Tanto... fammi... Prende lo Spider-Bot, okay, poi vediamo. Angel finisce nella merda se Albion scopre che è del DedSec. Sapete cosa penso della tua? Adesso ve lo dico. Mi sono sempre fatto il culo. Disattiva. Cosa? Questo non dovrebbe essere disattivato. Sabota, perché poi faccio questo. Ok. Io mi tengo lo Spider-Bot, ma spero di non dovermene pentire. Vabbè, era solo per entrare, va bene così. Tu sei un avversario, no? Ok. Lei che tranquillamente corre con 10 cm di tacco, tutto bene. Ho ricevuto una richiesta di Bugley, mi sono già occupato di tutto. Entra in fretta e in silenzio. Tutta roba non ufficiale, vero? Non ho mica voglia di venire identificata. Entra in fretta e in silenzio. Ma vediamoci sul tetto. È l'unico posto qui che non puzza di piscio. Ho qualcosa per te. Il centro europeo di smistamento. Anche perché questo, eh sì, il centro europeo di smistamento, ci sono tutti gli immigrati. Eh sì. Che sta facendo? Posto preferito di Salvini, questo. Un campo di prigionia. Ogni giorno vedi arrivare persone strappate alle loro case, alle loro famiglie. Ma preferisco restare per tenere d'occhio la situazione e poter dare una mano, come adesso. È allucinante, cazzo! E il governo se ne frega che trattano la gente in questo modo. Se sparisci qui dentro non se ne accorge nessuno, cazzo. Beh, infatti la gente sparisce e come? I registri indicano che hanno completato la procedura, ma non quadra. Nessuno se ne va per davvero. E con i Kelly qui intorno che fiutano le prede, non sono troppo ottimista sulle persone che scompaiono nel nulla. Quella cazzo di Mary Kelly, sempre a sguazzare nella merda più merdosa. Vero. Ora... La signorina parla francese. Scomparso. Ti conviene iniziare dal database dell'EPC. Chiunque passi di qui viene registrato. E fa attenzione. Invio la posizione del database dell'EPC al tuo optic. Ok, laggiù. Fammi vedere come raggiungere quel posto. Magari evitando di destare troppi sospetti. Questo potrebbe essere un metodo, volendo. Boh, lo tento. Poi, no, non funziona. Ci ho sperato. Però aspetta. Mai dire l'ultima parola. Allora, fammi fare una cosa molto intelligente. Al costo di usare 2-3 minuti di missione in più. Fammici andare con il... con lo Spider-Bot. Nel caso non dovesse funzionare, prendo il mantello e ci vado a piedi. È una cosa legale. Ma è una cosa legale. Muoio. Allora, velo. Fammi andare a prendere la chiave. E anche lui. Let's get the key. Per esempio, a Watch Dogs 2 era immediata la chiave. Per esempio.
ha pure il bypass di rete. O il terminale, chiamatelo come volete, insomma. Però se riuscissi nell'impresa di fare tutto da remoto, schifo non mi farebbe. E sì che ci riesco bene. Sento. Dimmi che hai trovato qualcosa. Sì, i suoi dati sono stati cancellati dal database principale assieme a molti altri. Ci sono tutti i dettagli, anche quando si tratta di crimini contro l'umanità, i loro registri sono impeccabili. C'è una registrazione chiamata interrogatorio per l'espulsione. Sentiamola. Sai cosa ci facciamo coi terroristi, Lopez? Ora non negare tutto o mi incazzo. Lo sappiamo che sei del DedSec. Credi di esserci finito per caso in mezzo al rastrellamento? Col cazzo! Non hai niente da dire? Tanto peggio per te, allora, perché io voglio informazioni. I tuoi compagni di cella chi sono? Voglio nomi, posti, voglio tutto quello che sai. Mi prendete per stupido? Tanto lo faccio, non si sa mai dove si servire. Non vi dico niente, invece. Tanto lo so come va a finire. Oh, non ne hai la minima idea, invece. Ti darò in pasto ai lupi. I Kelly hanno un modo molto interessante di risolvere i problemi. Pensate che abbia paura di due delinquenti del cazzo o di finire a mollo nel Tamigi? Fancuzza, sei troppo caro. Metti, fai il bagno. Per prima cosa venderanno il tuo culo al miglior offerente. Poi, quando ti avranno usato per bene, ti faranno a pezzi e si venderanno anche quelli. Ripeto, non mi fate paura. Quasi quasi un po' mi dispiace per te. Va bene, portatelo in quella cazzo di clinica allora. Merda, l'hanno sempre saputo che era del DedSec. Non vedo bene per Angel. La clinica Angel di Maria. Apertura degli uffici pubblici, quindi ora è chiusa. Troveremo Angel alla vecchia maniera, usando l'app CTOS. Che è lì giù, perfetto. Fuori da zone pericolose. Condizioni di vita orribili, sparizioni inspiegabili. Sembra quasi che i media vogliano deliberatamente ignorare questa situazione per fare spazio a... Oh, guarda qui! Beatrice Stokely, 89 anni, si è iscritta di recente a kickboxing per tenersi in forma. Affascinante. Nuova recluta? In realtà aumentata la scena di Angel. Puoi vederla all'interno della clinica. Da paura. Da qua si entra. È un tipico esempio di come gli umani si trattano a vicenda. Direi che un mondo dominato da un'IA benevola. Avevo pure fatta per prendere il porco cazzo. Il punto tecnologia, pensate un po' voi. Ok, ci siamo. Però prima voglio fare una cosa. Poiché quando sono passato qua per fare collezionabili non me l'ha fatto fare, ne voglio approfittare e prendere questa. Va bene. Ricostruzione dell'accaduto. Questo è sangue. Facciamo un patto, ok? Conosco della gente fuori. Forse posso aiutarti. Basta che mi fai uscire di qui. Protocolli, Lopez. Un paio di minuti e potrai andartene. Ah, che dolore. Merda, ma che cazzo era? Hanno impiantato qualcosa. Dobbiamo guardare più da vicino. Il riconoscimento facciale dà riscontro per entrambi. Sono due del branco di Mary Kelly. Ispettore Lau aveva ragione. Il clan Kelly se la fa con Albion. Sembra una trama da film dell'orrore. Non era... si era capito? Ma che cazzo fai? Microchip, avvolti in vetro biocompatibile per evitare il rigetto. Gli hanno ficcato un cazzo di microchip nel collo. Ma per cosa? Tracciamento? Dati biomedici? No, sono dispositivi più sofisticati. Facendo un'ipotesi, direi che contengono una dose di qualche strano composto. Insomma, non è roba che si trova al negozietto. Ha del ritardo, vero? Posso ricostruire la strada che ha fatto se vuoi scoprire dove ci porta questo colpo di scena. Stagli addosso, potrebbe essere scappato. Vaffanculo!
Lui invece è rimasto lì a morire. Laggiù. Cazzo, sta scappando! Prendetelo! Merda, lo stanno raggiungendo. Forza, Angel! E sopra... Bastardi! Porco cazzo, potrebbe farcela! Sceso. Che palle, l'ha di ritardo, ragazzi. Poi l'hanno freddato. Non abbiamo ancora niente, ci ucciderà! No, calma. Finché non è danneggiato non ci saranno sprechi. La richiesta è alta con la nuova rete. Forse hai ragione. Intubiamolo e portiamolo all'inceneritore. Missione finita? Questa non me l'aspettavo. Mi sa che quel microchip non era un semplice... Ha preso i punti di tecnologia. Lo hanno attivato da remoto. Sembrerebbe che, almeno per il momento, i Kelly vogliano mantenere Angel in vita. Dobbiamo trovarlo. Scoprire cosa gli hanno fatto e capire a che cazzo serve quel microchip. Sembra proprio che Mary Kelly e i suoi scagnozzi possano fare sfoggio di tecnologia all'avanguardia. Non è che Mary fa parte di qualche sinistro gruppo di hacker del dark web come, dico a caso, Zero Day? Teoria interessante, Bugly, ma rimanda le investigazioni per il momento, da bravo. Angel ha bisogno di noi. L'inceneritore di cui parlavano deve essere quello di Southwark. È praticamente dietro l'angolo. Allora, persi nel processo, ragazzi, l'abbiamo completata. Sicuramente questa porterà alla prossima missione. Sto prendendo la mano con questa cosa del combattere per il DedSec. Mi viene naturale. Non ti avremmo reclutata se avessimo pensato che sei facile da uccidere o che sei incompetente. Oh, grazie, Bugsy. Un momento, ce l'hai con me? Ma da sempre la stessa risposta. Bel lavoro. Vabbè, nuovi affari del clan Kelly. Ragazzi, io vi ringrazio, like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo alla parte numero 11 o 12, 12. E grazie di tutto, arrivederci, alla prossima.